tribunale si è reso conto che dietro queste aziende, la cui levatura è nazionale, quantomeno nazionale, vi è un indotto molto rilevante e una società civile che in questo momento soffre. Se l'amministrazione giudiziaria riuscirà a ripulire le aziende, bene, se no si andrà evidentemente a un provvedimento di confisca. La mafia parte da questo presupposto: o le cose le amministro io, o le cose le guardo io, o le cose le metto a posto io, oppure non sono di nessuno. Dobbiamo stroncare questo paradigma e l'evoluzione normativa di settore in questo ambito è chiara. Se una cosa non appartiene alla mafia, appartiene allo Stato e lo Stato deve essere in grado di essere efficace e di essere credibile nei confronti della società civile.